In Albania invece, quanto esiste in Albania? Quanto esiste in Albania? Sono partito un mese di ottobre, dalle, eravamo al Monte Inizio, eravamo su e è arrivato l'ordine, di, hanno scelto 25 per compagnia. Sì, siamo stati poco lassù e è arrivato l'ordine che si doveva partire in 25, era di notte, eravamo in tenda a bussare di notte, erano scelto le, I nomi? Tutti i nomi e ci hanno dato il vivere, c'era 5 camion, hanno montato sui camion, siamo portati a Torino, la Torino ce n'era degli altri, e poi siamo partiti e siamo andati in Albania, siamo andati là. A Brindisi. A Brindisi. E siamo dormiti là una notte, ma sul bastimento, perché quando siamo stati caricati dal treno, ci hanno mandati su. Sul bastimento? Sul bastimento. Siamo stati là un giorno e poi la notte. Verso le 10 siamo partiti, siamo andati in Albania. Ma era vicino, la mattina eravamo già là. E da là c'era il camion pronti. Verso la Grecia? C'era no. Tanto per compagnia. E siamo andati là un altro posto che era un altro paese. No. Siamo andati là, c'erano. Hanno fatto il pranzo da mangiare, via. Hanno mangiato e poi ancora di nuovo sul camion e siamo andati a Pucca, in un posto che c'era tanta salita perché c'erano delle curve. Poi là c'era un bel pradone largo. Siamo dormiti là, hanno fatto la tenda, siamo stati là un giorno. Siamo stati là un giorno, poi siamo andati a Cuques, ma c'erano 90 km a piedi. 90 km a piedi? Da fare, per andare là. Ma ci hanno messo tre giorni. Si faceva 30 al giorno. Con zaino, sciop e tutto? Sì, con zaino, era duro. Siamo stati, non mi ricordo più, ma siamo stati circa 2 mesi sicuro, là in tenda. Ma si stava bene là, si mangiava. Ma mi mai sparò, no? Fino a gennaio. Si mangiava bene. Fino a gennaio del 1940. Eravamo in attesa da combattere. E sta là. Poi è venuto l'inverno, allora ci ha mandato di nuovo a Pucca, siamo andati indietro. Hanno fatto altri 90 km e andare indietro. E là hanno fatto tutte le baracche di legno, tutte baracche nuove con 2 piani. No? C'era un piano e poi l'altro sopra. Ma là c'era
Era d'inverno, ero vicino. Natale l'abbiamo fatto là. Sì, ma là si sta bene. Sì, ma eravamo in attesa di sparare. E poi è venuto il momento che ci hanno congedato il 10 e il 14. La classe. E io ero dal 10, l'altro mio fratello era dal 14. Siamo venuti a casa tutti e due. Ah, il 10 e 14, oggi dopo. Sì, ma non era siamo venuti a casa, era in attesa perché hanno visto che andava la lunga. Sì, perché la Grecia dopo, non c'era la guerra. Dopo circa un mese o adesso i giorni precisi, non so, è scoppiata la guerra, la Grecia. Allora ho mandato a Corosusa, ma gli altri sono ancora di nuovo partiti. Ti tanto io lo so, invece gli altri che partono sì, fuori. Paolo, io, a fare la guardia, e io, a una mio fratello, ah, sulla Dora. Del 14 era morto. Dico se l'era. Quel momento lì, era morto a casa. E io hanno richiamato di nuovo, ma a Susa. Sì, mia fronte. L'era sulla Dora, l'era? O il fiume l'era la Dora? Sì. Beh, adesso non ricordo. E dopo si faceva il servizio lì a Susa. Hanno messo... Aspetta, era una chiusa che forniva l'acqua ad alcune industrie. Questo qua me l'ha raccontato quando con più di 100 anni perché l'era teneva l'acqua come boschi per le industrie. E che sarà d'ora, non era una diga? Per le fabbriche. Era una diga? Era una diga? No, là dove eravamo no. Era una presa? C'era un canale che andava per... andava... E tolla fabbrica? Era una presa. E tolla fabbrica? Sì. Era una presa? Sì, era una presa. Dalla Dora, sì. Da Susa, che è la Dora lì, ci sono stato un chilometro e mezzo, via. Era una presa come un muro, via. E dopo c'è quel canale lì che prendeva non tutta l'acqua. E andava in fabbrica, io arrivavo per il no, lì c'era un guardiano che faceva quel servizio lì, a regolare l'acqua quando pioveva troppo. Allora ci hanno messo dei guardi a noi. Ho capito. Hanno finito il militare lì. Quando dopo è scoppiato che è stato finito. Con settembre, sì. Tutti a casa. Allora via, ognuno andava per suo conto.